Danza classica, contemporanea, il pas de deux, cioè il passa due e anche le danze antiche, sono quattro in tutto gli incontri di Danzando con Tersicore, un progetto finanziato con i fondi del Piano Triennale delle Arti. I licei coreutici siciliani di Catania, Modica, Siracusa e Caltanissetta fanno rete per un progetto che ha previsto delle mobilità. I ragazzi e le ragazze dei vari licei hanno incontrato e incontreranno professori appartenenti all'Accademia Nazionale di Danza e non solo, nelle diverse città coinvolte. L'istituto capofila del progetto è proprio il Liceo Classico Linguistico e Coreutico Ruggero VII. Il primo incontro si è svolto nel 2020, poco prima del lockdown, e dopo la pausa a dicembre è stato ripreso il progetto, che si concluderà con i prossimi due appuntamenti. Dal 2014 il liceo Ruggero VII è liceo coreutico e quindi si è inserito in una rete nazionale ma anche regionale dei licei coreutici e musicali per dar forza a questo indirizzo che ha tipicamente un interesse per l'arte e quindi in particolare per la danza. Però anche la scuola si è fatta capofila di un finanziamento del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, destinato proprio alle arti, il Piano Triennale delle Arti. Nel 2019, quindi fino al 2022, abbiamo portato avanti come Scuola Polo questo progetto di incontro tra i licei coreutici che si sono iscritti alla rete e in quel tempo, insomma nel 2019, si sono iscritti alla rete il Liceo Gargallo di Siracusa, il Giovanni Verga di Modica e l'Istituto Comprensivo Musco, Onnicomprensivo Musco di Catania, che è stato bloccato nel periodo del lockdown, però una volta che è stata riammessa la mobilità studentesca, naturalmente con tutte le cautele del caso e l'obbligo del Green Pass e così via, abbiamo immediatamente riattivato perché il Ministero ha dato una proroga ovviamente per consentire la realizzazione piena del progetto e quindi noi lo concluderemo il 4 marzo a Modica, grazie anche a questa proroga che ci è stata concessa, però devo dire alla fine siamo rimasti nel tempo del triennalità del Piano delle Arti, voluto appunto dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali in partenariato con gli altri enti. Ora abbiamo in corso una nuova richiesta di finanziamento per un nuovo Piano Triennale delle Arti e speriamo che la scuola possa nuovamente da capofila arricchire l'offerta formativa, le opportunità per gli alunni e anche per i luoghi. 23 di febbraio. I ragazzi faranno una lezione di tecnica della danza classica con la professoressa Nicoletta Pizzariello, docente dell'Accademia Nazionale di Danza di Roma. Il conclusivo sarà a marzo e vedrà come lavoro la danza contemporanea sarà protagonista presso il liceo coreutico di Modica con la professoressa Corinna Anastasio.